stata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. In buona evidenza a Milano il comparto viaggio e intrattenimento, con un più 0,55% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore tecnologia, meno 3,42%. Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l'euro-dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia 1,1. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Philly Fed, che delle richieste del sussidio di disoccupazione. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa delle vendite al dettaglio. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto ancora domani nel pomeriggio.